Amici di Radio Roma Sport, ciao da Alberto Fiano. Eccoci con l'immancabile appuntamento con il punto sulla Roma, dopo Roma-Milan del 25 febbraio, ovviamente corrente anno. Siamo ormai veramente alla nausea, al disgusto, e lo diciamo con dovuto rispetto, ma è veramente inaccettabile vedere un secondo tempo giocato con questa mediocrità, non solo di gioco appunto, ma anche a livello emotivo, di grinta, di mentalità. Veramente non meritano i tifosi della Roma questo spettacolo osceno. Usiamo parole forti, senza voler mancare di rispetto a nessuno, ma purtroppo il campo ha detto meglio, ci ha fatto vedere questo, soprattutto nella ripresa. Una Roma ancora una volta incapace alla prima difficoltà di reagire con i giusti attributi, con le giuste motivazioni, con la giusta mentalità, con la giusta lucidità di testa. Una squadra che alla prima difficoltà si scioglie come neve al sole. È veramente una fragilità mentale a dir poco imbarazzante e soprattutto preoccupante sotto ogni punto di vista, che non ci fa essere per niente ottimisti, anzi ci induce a pensare al peggio per il proseguo della stagione, soprattutto per l'impegno imminente di sabato contro la capolista al San Paolo, ossia il Napoli, e a maggior ragione contro proiettati in chiave Champions, ossia nel ritorno degli ottavi di finale Champions League, quando qui a Roma arriveranno gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. E, che dire, i giocatori vogliono che il pubblico gli stia vicino bene e invocano il pubblico nelle partite importanti, come già hanno fatto dopo il dono di Shakhtar Donetsk Roma, appunto per avere un olimpico pieno, per fare quel gol che poi garantirebbe la qualificazione ai quarti di finale della Champions. Io dico che comunque la Roma deve anche, così come invoca il pubblico, deve anche rispettare il pubblico che invoca la Roma, ossia che anche nella difficoltà, non solo nella gioia perché è troppo facile, devi andare sotto la curva. C'è un regolamento che veda questo benissimo, lo si rispetta, ma almeno se la curva e i tuoi tifosi ti invocano, visto che tu invochi loro, almeno sulla linea di fondo campo, ossia dietro la linea della porta della curva sud, così non infrangi il regolamento, ti devi schierare tutti insieme proprio in fila e da lì sentire la curva anche criticare e magari avere un confronto, okay, perché bisogna anche saper metterci la faccia, bisogna saper rispettare chi ti viene a sostenere con enormi sacrifici, bisogna anche saper assumersi le proprie responsabilità anche nel male, perché nel bene sono tutti facili a salire sul carro dei vincitori e a prendersi elogi e meriti anche oltre il dovuto. E in questi casi che si vede anche il coraggio, la lealtà e anche il rispetto verso chi, appunto, come abbiamo detto, con tanti sacrifici sta lì a seguirti e soffre per questa maglia, per questi colori, con grandi sentimenti sotto ogni forma, e qua parliamo di sentimenti sportivi, vanno sempre rispettati. Si può perdere, sì, ma lo si faccia sempre con dignità, onorando la maglia e chi ti viene a sostenere, e oggi anche questo non è stato fatto. Purtroppo i nodi vengono sempre al pettine, e quando non c'è un progetto serio, io adesso non voglio puntare il dito verso nessuno, ma quando non c'è un progetto serio, quando o meglio c'è uno, manca si manca di una programmazione logica e mirata a determinati obiettivi, prima o poi i nodi vengono al pettine, e questa è una logica amara conseguenza. Un'altra conseguenza imbarazzante è che la Roma gioca solamente un tempo, le partite durano 90 minuti, non 50 o 55. Anche qui c'è stato un crollo nella ripresa veramente spaventoso a livello fisico. Il Milan aveva molta molto più gamba e a livello atletico ha sovrastato l'11 di Francesco. Emblematica un'azione di ripartenza della Roma
al tredicesimo del secondo tempo, con Cengiz Under che prende palla nella sua metà campo, fa fuori 2-3 avversari in velocità, l'unico che aveva gamba nella Roma, che aveva gamba, era Cengiz Under, varca il centrocampo, si guarda intorno, non c'è nessuno della Roma che ha sostenuto questa azione di ripartenza, perché tutti dietro, e questa è una fase, è una foto emblematica che ti fa dire e ti fa capire quanto sia anche a livello fisico in difficoltà la squadra giallorossa. Di Francesco ha detto che è colpa di carichi che ha fatto di gennaio a gennaio per poi avere una squadra pimpante nell'ultima parte di stagione. Speriamo che lui abbia ragione, ma oggi anche questa cosa non si è vista. E questo è quanto. Ora veramente c'è tanto scoramento, tanta rabbia, tanto sconforto, ma purtroppo oggi la Roma tutto ha dimostrato di essere fuorché una squadra. Non c'è un disegno tattico preciso, non c'è una logica, non c'è uno schema, non c'è niente di niente di tutto ciò, e purtroppo il Milan nella ripresa, dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, giocato con un tatticismo esasperato, dove giustamente era finito con reti bianche, ha legittimato questo risultato qua. Ora che la Roma faccia quadrato, che la Roma si faccia un esame di coscienza, che appunto, ecco, anche i giocatori si guardino bene in faccia con l'allenatore, con la società, e che poi veramente si cerchi di arrivare a quelle soluzioni, anche se drastiche, ma che siano costruttive, per far sì che la Roma abbia un futuro prossimo, e anche non proprio prossimo, un po' più sereno e roseo. Io ho tanta tanta rabbia, tanta amarezza, altro non so che dire, nulla mi viene da dire. La lucidità in questi momenti non è molta, però per dover di cronaca abbiamo questo appunto obbligo di cercare di esserlo. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio Roberto De Angelis che con questa partnership mi dà la possibilità di ascoltare in podcast questo intervento post gara in diretta su Radio Roma Sport, anche nei suoi canali radio, e vi ricordo sempre che il momento si avvicina, quindi ricordate sempre il Barbaro, mi raccomando. Vi auguro una buona settimana, e chiudo con un mesto rabbioso e deluso: dai Roma dai, ma comincia a ricordarti di essere la Roma e di giocare da Roma. Nessuno vuole che si vinca tutte le partite, ma vogliamo solamente onore e sudore e rispetto per questa maglia e per questi sentimenti che abbiamo verso questi colori. Buonanotte da Radio Roma Sport, da Alberto Fiano. Ciao!